Ormai ci siamo quasi, Shepard. I Talon saranno in prima linea. Ora non ci resta che disattivare i campi di forza per irrompere nell'Afterlife. E liberare i civili di Omega. Cerberus avrà un bel da fare con loro. In una sola mossa avremo la popolazione e i Talon al nostro servizio. Meglio non compromettere le alleanze ancor prima che prendano forma. Mai contare troppo sulla fiducia e la buona volontà. Forse è il momento di ricredersi. Sai una cosa? Ci penserò su. Bene, ora passo al terminale di comando per preparare la prossima mossa. Urgenza. Desidero attenzione per voi. Qui la situazione si sta facendo seria. Devi tornare in via. Subito. Incerto entusiasmo. Benvenuto all'emporio di Errot, umano. Sollievo. Mi compiaccio del ritorno di Aria. Quella stanza remota era troppo limitante. La sua pattuglia mi ha liberato. Astuzia. Ho un piano per rientrare nelle perdite causate dall'occupazione di Cerberus. Delucidazione. Il generale si è liberato del divano di Aria all'Afterlife. La sua restituzione mi metterebbe in buona luce. Propositivo. Provalo e inviami le coordinate. Saprò ricompensarti come meriti. Non è una priorità, ma terrò gli occhi aperti. Apprezzamento. A compito ultimato, i tuoi sforzi saranno premiati. Ti farò sapere. Cortesia. Buona giornata. Dai un'occhiata alla mia merce se ti interessa acquistare qualcosa.
appena diramato un preallarme. Tra poco si parte. Cosa? Dimmi tutto, Asa. Ho scoperto la fonte che alimenta i campi di forza di Cerberus. Sì, la vedo. Shepard, dai un'occhiata. Il generale sta deviando l'energia da uno dei miei reattori principali in fondo alle miniere di Omega. Purtroppo, la zona è sigillata dagli stessi campi di forza. Non del tutto. Potremmo passare attraverso quella zona scura e poi salire. Una delle raffinerie. È senza energia. Quindi nessun campo di forza a ostacolarci. Ci infiltriamo laggiù, attraversiamo la miniera e prendiamo l'ascensore arrivando proprio dietro il reattore. Ci sai fare, Shepard. Andiamo. Non senza di me. Aria, i miei l'hanno catturata lungo il perimetro. Catturata? Figuriamoci. Ora siamo alleati. Aria non te l'ha detto? La stavamo aspettando, Bray. Torna pure al lavoro. I Talon sono pronti. Ma se devo mandarli allo sbaraglio, devo assicurarmi che quei campi di forza non ci saranno. Che piaccia o no, bisognerà sopportarmi. È come se non ti fidassi di me. È esattamente come se non mi fidassi di te. Combatteremo insieme. Farò in modo che possiamo fidarci a vicenda. Bene, comandante. Almeno tu non hai manie di grandezza. Aspettaci all'infermeria, Nirin. Noi arriviamo subito. Shepard, devo sistemare gli ultimi dettagli del piano. Ci vediamo laggiù. Sto già fremendo, Shepard. Appena riavremo il controllo del reattore, potrò mettere le mani sul generale. Beh, prima dovremo liberarci di qualche migliaio di soldati. Dettagli. Non abbiamo tempo da perdere. C'è qualcosa di cui vorresti parlare? Cosa succederà dopo aver disattivato i campi di forza? La gente si ribellerà. Sarà il caos. E insieme ai Talon potremo marciare indisturbati verso il centro di comando del generale, all'Afterlife. Un massacro. Già, senza i campi di forza si scatenerà l'inferno. Ma so che tutto quel sangue sarà solo responsabilità di Petrovsky. Credi che Nirin abbia già dimenticato i vostri trascorsi? Ormai è storia vecchia, ma Nirin non è certo una che dimentica. Io ho calpestato molte persone. Quando non sono letali, le tracce che lascio sono sempre permanenti. Siamo molto diverse, ma non ho nulla contro di lei, finché resterà al suo posto. Non è che il tuo odio verso il generale ti stia dando alla testa? Direi che mi sta spingendo a dare tutto. Ha trasformato Omega in una prigione e in una base operativa di Cerberus. Dovresti odiarlo anche tu. Per quanto mi riguarda, non vedo l'ora di averlo tra le mani. Non ti disturberò con altre domande. Bene. Appena sei pronto, raggiungerò te e Nirin all'uscita vicino all'infermeria. I capisquadra stanno preparando le unità. 5 minuti. Shepard. So che siamo di fretta, ma avrei bisogno di parlarti. In privato. Aria sarà qui a momenti. Forse non avremo altre occasioni. Non voglio ostacolare Aria. So che deve essere spietata. Lascia che si vendichi. Non lo faccio per me né per Aria, o per quello che c'è stato tra noi. È per i cittadini di Omega. Ho capito. Qualcuno deve pensare al loro bene. Due forze di tremenda potenza stanno per collidere, e loro si troveranno in mezzo. Spero che mentre disattiveremo quei campi di forza e ci prepareremo alla guerra, anche tu penserai a loro. I tuoi sono pronti a combattere? Non preoccuparti per i Talon, Shepard. In passato erano ladri e farabutti, ma ora hanno una loro integrità. Combattiamo per un futuro migliore. Mi chiedo se lo stesso possa dirsi della nostra amica Asari. Immagino che lo sapremo presto. Com'era finita tra le grinfie di Aria? Stavo bene nell'esercito Turian. Questo prima che i miei superiori decidessero di trasferirmi, notando i miei grandi poteri biotici. In pratica volevano sbarazzarsi di me, e io, non potendo più aiutare nessuno, mi sono dimessa. Poi ho vagato per la galassia, in cerca di un nuovo scopo. E alla fine sei arrivata qui? Più che altro ci sono arrivata per caso, e qui ho incontrato una splendida creatura, che non guardava in faccia a nessuno.
ammetto, ne ero affascinata. Forse perché in fondo volevo somigliarle. Mi sembri profondamente diversa da lei. Nonostante tutto, sento di dovere molto ad Aria. Lei mi ha ricordato chi sono veramente. Non è stato facile separarsi da lei, ma non ho rimpianti. Che ne pensi di Petrovsky? Un avversario degno di rispetto, non solo perché scaltro. Appena ho assunto il comando dai Talon, lui ha offerto l'amnistia a chiunque avesse deposto le armi. Alcuni dei miei hanno accettato e lui ha mantenuto la parola. Ha una sua morale. Io azzarderei dire che non corrisponde a quella dell'uomo misterioso. Tu sei una veterana. Perché sei terrorizzata dai corrotti? Tu sei abituato ad affrontare razziatori, comandante, ma quei mostri, sai cosa fanno alle persone? Forse sono ancora là fuori, e se tornassero? Non voglio neanche pensare che fine farebbe la popolazione di Omega. L'idea mi spinge a combattere, e mi perseguita. Cosa sai dirmi sui campi di forza di Cerberus? È tecnologia proveniente dal portale di Omega 4. I tessuti si disintegrano al contatto. Devono richiedere una grande fonte d'energia. Disattivandola, potremmo compromettere altri sistemi della stazione. Spero procederemo con attenzione e cautela. Abbiamo finito, Nirin. Partiremo presto. Io sono pronta. Comandante?